Cristiano, innanzitutto buonasera. No, volevo chiederti, finale, insomma, non sei abituato a giocarne tantissime, no? Le tue impressioni, le tue emozioni, che vigilia stai vivendo? Ma per il momento la vigilia è abbastanza tranquilla. E in questi pochi giorni abbiamo cercato di lavorare solamente e pensare al meno possibile alla partita di domani. E siamo in un buon momento e abbiamo voglia di fare grandi cose tutti assieme. In questi giorni ho visto grande impegno da tutti i giocatori e quindi sono molto fiducioso per la partita di domani. È vero, non ho affrontato tantissime finali, però insomma sono sempre emozioni sicuramente indescrivibili. Eri però a Pechino, si giocava contro la Juventus una finale di Supercoppa. Che cosa ti è rimasto di quella partita e se c'è voglia ancora di rivincita? Ma io dal giorno dopo di quella partita ho voltato pagina e sinceramente non voglio parlare di quella partita. E ora sto vivendo questo momento, per me domani e penso per tutta la squadra, ma anche per tutta la città di Napoli, per i tifosi soprattutto, è un giorno importante. Vogliamo regalare questa coppa che manca da tantissimi anni ai nostri tifosi e stando uniti con la concentrazione giusta possiamo arrivare a questo obiettivo. Buonasera Cristian. Ciao. Ciao. Quest'anno nel rendimento sei tra i migliori, ti senti molto meglio fisicamente perché oltre a fare il tuo ruolo in fase difensiva, diciamo adattandoti con tanta abnegazione, hai servito tanti assist ai compagni, sei tornato anche a sfrecciare sulla fascia. Ecco, dal punto di vista fisico sei tornato un po' il Maggio che conoscevamo fino a un paio d'anni fa. Sì, diciamo che all'inizio della stagione, lo ammetto, non stavo benissimo, avevo avuto qualche problema l'anno scorso che mi ha un po' bloccato. E ora, soprattutto con il lavoro e soprattutto stando in silenzio, che è la mia cosa maggiore, ho cercato di lavorare insieme al mister, ma anche insieme ai compagni, per tornare quello che sapevo. Ora, sono sincero, sto bene e quindi spero di dare una grande mano alla squadra per portare a casa questa coppa, come ho detto anche prima, per noi, che ripeto, per noi è importantissimo. Corriere dello Sport, Cristian sulla sinistra. Cristian, sono qua. Tanti amici della Juventus, nella Juventus della Nazionale. Scegliene una da togliere, possibilmente. È difficile. Io toglierei Gigi, perché comunque, indipendentemente da lui, sono tutti di grandi campioni. Ho avuto la fortuna, ecco, di giocarci assieme in nazionale, quindi so che valore hanno. Però ecco, dovessi togliere uno, toglierei proprio Gigi. Ciao Cristian, volevo chiederti se nelle tue intenzioni c'è ancora il desiderio di rimanere a Napoli, visto che sei in scadenza di contratto. Ma l'ho sempre detto, al momento non è la mia priorità questo. Sto bene, penso che tutti lo sanno. Voglio concentrarmi sulla stagione, voglio far bene e poi quello che sarà il futuro non voglio pensarci, sinceramente. Ho sempre detto fin dall'inizio della stagione che la mia priorità, insomma, ecco, quella di star bene, di giocare tutto il campionato, se me lo permette questo, il fisico, e poi ripeto, quello che sarà il futuro vedremo più avanti. Secondo che arriva il microfono per la Gazzetta dello Sport. Ciao Cristian, buonasera. Ciao. Volevo chiederti, nell'ultimo anno soprattutto c'è stata un po' di involuzione da parte tua di un altro giocatore rappresentativo e reduce dalla finale della Supercoppa di 2 anni fa come Marek Hamšík. Vi siete chiesti che cosa ha potuto determinare tutto questo in voi due? Ma sinceramente con Marek parliamo spesso, io e lui, perché comunque anche in spogliatoio siamo vicini di posto. Di questo sinceramente non abbiamo mai parlato. Il fatto di essere a tanti anni a Napoli, soprattutto lui, ci ha fatto comunque crescere sotto il punto di vista magari umano.
e ci ha fatto anche arrivare a prendere certe idee importanti anche per la squadra. Sappiamo, io soprattutto so di essere importante per la squadra, per i miei compagni, perché comunque lo vedo e io sono molto contento di questo, anche da parte di Mare, che deve essere così, perché lui è il capitano di questa squadra e anche lui, insieme ai più vecchi, devono dare sempre il massimo.